Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera in studio con noi abbiamo Sabrina Gonzatto, che oltre ad essere una giornalista e scrittrice di successo, è anche responsabile marketing e relazioni esterne dell'Università e Campus, sede di Torino, e organizzatrice dello stand del Salone Internazionale del Libro. Ben arrivata, Sabrina. Grazie Alessia, grazie di questo invito, graditissimo. Molto, molto bene, mi fa molto piacere. Ci racconti un po' la tua esperienza professionale? Allora, tutto parte da un'inserzione sulla stampa alla quale io rispondo, partecipo appunto a questa selezione con tantissimi giovani come me e poi alla fine rimaniamo in tre e rimango poi io e dentro in questo ente privato, il più grande a livello italiano, e lì inizio appunto ad esprimermi con le mie caratteristiche, che sono un po' legate ai miei studi universitari, ai master che ho poi conseguito all'estero e che riguardano soprattutto la comunicazione, le relazioni esterne, poi è venuto l'ufficio stampa, ma questo tutto successivamente. Ecco, quanti libri hai scritto? Anche perché stasera me ne hai portato uno qui. Sì. E con quali testate hai collaborato, comunque collabori? Allora, l'attività di scrittrice nasce successivamente a quella di libera professionista e tutto nasce appunto con Ma cos'era mai questo toro, che è il libro che ti ho portato, che a me ha portato molta fortuna e quindi un po', insomma, per me è un porte-bonheur che io diciamo regalo alle persone che mi sono più vicine. Correva l'anno quando l'hai scritto? Allora, questo è stato scritto nel 2004, poi è stato pubblicato nel 2005, c'è stato lo spettacolo teatrale in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, la regia di Giulio Graglia, e poi c'è stata una seconda edizione per il Centenario del Toro nel 2006, e da questo si evince che sono di fede granata. Diciamo. Sai che qui in GRP c'è proprio un programma storico, no? Orgoglio Granata, salutiamo il conduttore. Infatti Alessandro lo salutiamo. Ecco, poi dicevamo, quindi le testate con cui collabori, sì, sono le stesse di alcuni anni fa? Insomma, sei riuscita a mantenere un po' un fil rouge oppure hai cambiato, hai variato un po'? Ho un po' cambiato, un po' cambiato perché sono stata direttore subito di Ipset News Online, che era una testata online legata all'università, e poi per qualche anno una bellissima esperienza invece con il Palio dei Quartieri News. Ho collaborato con Calcio 2000, naturalmente per la mia passione calcistica, e adesso insomma come freelance mi occupo di varie testate, collaboro con tanti amici, ma è soprattutto poi la mia attività in realtà, quella di scrittura legata alla sceneggiatura e quindi al teatro, che è quella che sto portando avanti con grande passione. Certo, ecco. No, ma si vede, lo comunichi sicuramente non solo a me ma anche ai nostri cari lo spero, amici, insomma, che lo ci spero. Seguono da casa, no, assolutamente. Poi, come se non bastasse, per non farsi mancare niente, ovviamente no, sei responsabile marketing, l'abbiamo detto prima, sì, e relazioni esterne dell'Università e Campus, sede di Torino. Ecco, lì che cosa segui? Allora, per questo grande gruppo io ho seguito un po' tutto, mi sono occupata, quindi è un'azienda che posso ben definire tale perché la conosco e mi lega un grande rapporto, oltre che appunto professionale, anche proprio affettivo. L'Università e Campus è nata da un sogno dell'imprenditore Francesco Polidori, che nel 2006 ha realizzato questo progetto, che è stato riconosciuto dal MIUR, e quindi è un'università pubblica non statale, mm-hmm, il cui titolo è equipollente a quello preso, come abbiamo preso noi, presso l'università statale, certo, di qualsiasi altra città. È un'università giovane che però che cos'ha? Propone un nuovo metodo di studio, ovvero ho la possibilità di studiare in qualsiasi parte del mondo io mi trovi attraverso questa piattaforma e-learning, ma sono seguita da un tutor che non mi lascia mai, e quindi questo ambiente virtuale è fortemente motivato ed incentivato da una persona fisica e più persone fisiche che comunque mi aiutano nel percorso. Non perdersi anche, comunque non mi perdo. Si ha sempre un punto di riferimento, sì, poi. Infatti se tu verrai nella nostra sede, e già ti invito perché è molto bella, in Piazza Carlina qui a Torino, in questo
questo palazzo storico juvariano, troverai molti studenti, molte studentesse, ma perché? Perché comunque c'è questo desiderio di mantenere molto forte la presenza umana, quindi con le docenti che aiutano e soprattutto in vista dell'esame, che questo è fondamentale, queste full immersion che vengono fatte e che tolgono un pochino quella paura, quella sensazione che appunto, poi c'è sempre, che c'è no? Sempre no? Un po' di agitazione. Poi tra l'altro noi facciamo anche gli esami in sede, quindi si respira in maniera particolare, poi abbiamo esami molto, molto spesso, quindi molti appelli. E una caratteristica è una università giovane alla quale si può iscrivere sempre, sempre. Ci sono dei corsi particolari? Ecco, com'è? Allora, sono 5 le facoltà che noi proponiamo, per il momento 44 corsi di laurea, che però si arricchiscono di anno in anno a seconda anche delle esigenze del mercato. Sono le 5 facoltà più, diciamo, frequentate, da giurisprudenza, che comprende anche scienze politiche, scienze della comunicazione, grazie, e poi abbiamo ingegneria, insomma, tutte le principali facoltà, psicologia, ecco, quindi, e lettere senza test di ammissione, questo è importante da dire, ecco, soprattutto per quanto riguarda psicologia. Numero degli studenti? Sono tantissimi, non so darti, perché stiamo appunto facendo una cernita di quelli che abbiamo, ma sono oltre i 30.000 in tutta Italia, quindi è un numero altissimo. Assolutamente, altissimo. Beh, complimenti, un bel compito, insomma, come riuscire a comunicare questo. Tra l'altro poi, abbiamo detto prima, insomma, fai tantissime cose, questo ti fa assolutamente onore, sei anche organizzatrice e moderatrice di convegni. Da ultimo hai organizzato proprio, insomma, pochissimo tempo fa, novembre 2018, questo convegno dal titolo The Diffused Femininity Concept, il mio inglese non è perfetto, no, ma non però, c'è problema. Presso l'Istituto Sommelier di Torino in tema di diritti delle donne e lotta alla violenza, tematica oltre ad essere purtroppo molto attuale, dico purtroppo perché lo ritroviamo tutti i giorni, è molto importante. Ecco. È molto importante, per quanto se ne parli non se ne parla mai abbastanza. Noi avevamo già fatto un esperimento presso la nostra aula magna con i nostri studenti e le nostre studentesse, affrontando molto più il tema del femminicidio e della violenza sulle donne. In questa volta invece, che per me è stato un po' voltare pagina, lo abbiamo fatto appunto lo scorso 23 novembre, appunto avvicinandoci al 25, che è la giornata internazionale contro l'eliminazione delle violenze sulle donne, ma abbiamo voluto dare un taglio propositivo, ovvero siamo coscienti che tutto questo avviene, ma come possiamo superare? Innanzitutto trasmettendo alle ragazze e ai ragazzi che bisogna comunque bisogna studiare, bisogna crearsi una cultura, perché la cultura combatte l'ignoranza e l'ignoranza è spesso alla base di tante violenze. E allora questa mattinata, che è stata particolarmente gradita con tantissime studentesse e tantissimi studenti che hanno voluto essere presenti, perché noi abbiamo bisogno degli uomini tantissimo, perché senza gli uomini non si può andare da nessuna parte, e questa è stata una mattinata bellissima. Guarda, sono arrivate le nostre docenti da Novedrate, c'è stata appunto Alessandra Comazzi, Giulio Graglia, Federico Ferrero, Ilaria Gonzatto, Alberto Cochis, siamo per ammorbidire un pochino anche il clima, abbiamo fatto recitare a Carlotta Micol De Palma delle parti femminili dei grandi drammaturghi internazionali, partendo da Shakespeare, Goldoni e per finire a Pirandello. Meraviglia, invitami insomma al prossimo, assolutamente verrò molto volentieri, hai già in programma. Ma verrai come protagonista. volentieri, se mi dici molto volentieri. C'è quindi in programma insomma per quest'anno 2019, che è iniziato da poco, ci puoi anticipare, dare un allora, una piccola pillola? È proprio un anticipo questo e mi piace appunto poterlo fare con te. Ad estato interesse questo incontro, anche perché abbiamo avuto l'appoggio istituzionale di due assessore come Monica Cerutti per la regione Piemonte e Paola Pisano per la città di Torino.
ma la consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte mi ha chiesto di presentare questo progetto perché molto probabilmente ci aiuterà, ecco, in questo 2019, e quindi abbiamo delle ottime speranze. Questo non può che farci piacere. Infatti. Assolutamente. Tra l'altro, noi abbiamo avuto qualche mese fa in puntata, sì, qui con noi l'avvocato Andrea Racca, no? Che è presidente dell'ISPEG, e sì, sappiamo che anche tu hai partecipato appunto quale presentatrice e moderatrice per, insomma, sì, questo convegno che è stato organizzato dall'ISPEG. Sì. Ricordiamo per gli amici, tanto salutiamo Andrea, che sappiamo che, insomma, ci segue ormai, insomma, tutte le sere. Ricordiamo in due parole cos'è l'ISPEG, perché è una cosa molto importante. Allora, è un organismo, appunto Andrea Racca, l'avvocato, ne è il presidente e ha sede qui a Torino, si occupa di ricerca in campo giuridico, politico, economico, e che cosa fa? Fa delle cose molto concrete, aiuta, e attraverso questo comitato scientifico di cui fa parte anche il professor Pierpaolo Rivello, Abbiamo avuto in studio anche lui, ecco, quindi io l'ho perso, anche il professore. Io l'ho perso. Ti manderò il link della molto puntata. Molto volentieri. E aiuta, diciamo, gli imprenditori, le problematiche che hanno gli imprenditori, e cerca di risolvere, di dare delle risposte. E poi che cosa fa? Fa una cosa bellissima, promuove la ricerca. Che è fondamentale. È fondamentale, sì. In ogni campo, lo è in quello medico, come sappiamo, il Piemonte con l'Istituto di Candiolo è, diciamo, un'eccellenza. Sì. Ma l'ISPEG cerca di arginare questa piaga, ahimè, che il nostro paese ha, ed è inutile negarlo, di questa fuga di cervelli, di giovani. Lo diciamo sempre a Sfida Vincente, insomma, sì, li cresciamo, li formiamo, sì, sono bravi, sono creativi, noi italiani comunque i nostri giovani sono in gamba, e poi li facciamo scappare e gli altri paesi beneficiano di quello che in realtà avrebbe dovuto beneficiare il nostro bel, sì, paese. No? Perché tra l'altro attraverso appunto l'Istat sappiamo che lo Stato italiano spende tantissimo per formare questi giovani. Certo. E la cosa che mi ha fatto più pensare è leggendo che l'Istat definisce questa fuga come un esodo, e un esodo sappiamo, ahimè, avere una connotazione non sempre positiva. Assolutamente, assolutamente. Avrei voluto chiederti tantissime altre cose, però ti chiedo di farmi questa promessa, di tornare, così concludiamo, sì, l'intervista, certo, perché mi piacerebbe, insomma, certo, ancora chiederti un po' di cosette, però certo, dobbiamo chiudere perché siamo in chiusura, certo, chiusura serata, quindi io ringrazio molto Sabrina Gonzatto, giornalista e scrittrice, per essere stata qui con noi, grazie molte. Grazie a te Alessia, grazie a Sfida Vincente, che è bellissimo già il titolo, e lunga vita a questo tipo di progetti. Ti ringrazio, cari amici, un caro saluto anche a voi, torniamo domani sera con altre Sfide Vincenti.